La pistola elettrica entra a far parte dell'equipaggiamento delle forze dell'ordine italiane. Dopo anni di sperimentazione, la pistola ad impulsi elettrici entra ufficialmente a far parte dei dispositivi delle nostre forze dell'ordine. Da domani, poliziotti, carabinieri e guardia di finanza disporranno di uno strumento in più, lo ha annunciato la ministra degli interni Lamorgese. L'arma gialla, chiamata Taser, è stata introdotta per la prima volta nel Regno Unito nel 2004. Anche se è stata al centro di polemiche e rinvii, la pistola non è letale, ma spara dei dardi che inviano una scarica elettrica sufficiente a immobilizzare temporaneamente chi ne viene colpito per 5-6 secondi. Hanno fatto delle attività di formazione anche abbastanza lunghe e approfondite, e l'attività giunge al termine di un percorso abbastanza lungo che è durato qualche anno e che ci ha consentito quindi di verificare quelle che possono essere le condizioni migliori di impiego. Siamo convinti che questo tipo di strumento ci permetterà di operare in sicurezza, aumentando le capacità operative dei nostri uomini negli scenari più complessi che il nostro territorio nazionale ci presenta. La pistola elettrica sarà introdotta inizialmente in 18 città italiane per poi essere distribuita gradualmente a partire da maggio a tutte le altre. Saranno 4.482 i primi dispositivi a disposizione delle forze dell'ordine in servizio. Al momento non è stato previsto che siano date in dotazione anche alla polizia locale.